Ok, rieccoci in zona casa. Diamo un po' di stelline allora, a Mr. Crab. Puoi darmi abbastanza oggetti? Sì, ce li ho. È roba di qualità. Alla prossima. È roba buona questa. Grazie. E siamo a 12 spatole, perfetto. Ma me ne dai altre? Allora, vuoi darmi abbastanza oggetti? Ti assicuro che... Direi di sì, tanto non penso che i soldi ci servano forse ad altro se non appunto per comprare le spatole da lui. Capiamoci, ripeto, forse. Più che altro adesso metti che l'amico Bolla mi chiede le stelle per imparare una nuova mossa. Ricorda che per Ah no, no. Perfetto. Allora, Patrick, ho anche dei calzini per te. Wow, SpongeBob, ne hai trovati un po'. E tu quanti me ne dai? Adesso sono tornati al sicuro nella loro casetta. Ecco il tuo grattaschiena d'oro. Ma dai. Spatola. Non parlo spagnolo. Ok, siamo a 14. Quanti calzini mi chiedeva ogni volta lui? Quanti ne abbiamo? Patrick, guarda, neanche a farla apposta ce ne mancava una per arrivare da quella parte, che è la zona probabilmente più costosa al momento. Però direi di farcele in ordine. Aspetti, Sponge. Sì, sì, sì. Quante ne vorrà Mr. Crab ora? 4.000? 4.000, d'accordo. Ogni volta sale di 500. Vabbè, iniziamo ad andare da questa parte, nella zona di Bikini Bottom, il centro. Vieni qui. Ma il rumore della polizia e la gente che urla? Il centro di Bikini Bottom. Ieri una fervida metropoli, oggi un mucchio di macerie. Bello il coso dorato. SpongeBob, i robot stanno distruggendo il centro di Bikini Bottom. Dobbiamo evacuare. Ok, ma non sarà facile trovare bagni per tutti. Lo sapevo che avrebbe detto una stronzata del genere, lo sapevo. Ma che dici? Evacuare? Nel senso che dobbiamo portare tutti al sicuro. Lo so, signora Puff. Non possiamo caricarli sulle barche. Sarebbe inutile. Perché? Perché i robot hanno rubato tutti i timoni. Fantastico. Allora basterà navigare dritti, no? Porca puttana. No, ci sono troppe curve. Quei manigoldi hanno pensato a tutto. Niente paura, signora Puff. Ci penserò io a recuperare quei timoni. SpongeBob, quando ci sei di mezzo tu, di paura ne ho sempre. Lo so, signora. Ma sai una cosa? Se ci riuscirai, ti regalerò una spatola d'oro. Solo per trovare tutti i timoni. Perché non una patente di guida? Neanche per sogno. C'ha ragione, signora Puff. Allora, questi robot hanno già una forma diversa. 11 timoni dobbiamo trovare, d'accordo. Vediamo se... No? Volevo provare a fregare il sistema. Però perlomeno ce l'abbiamo fatta lo stesso. Ma questa? Quando tocca questa palla, Sponge si trasforma in Sponge Palla. Nella forma Sponge Palla puoi rotolare velocemente, nient'altro. Se subisci danni oppure premi un comando qualsiasi torni nella forma normale. Interessante da sapere. Una idea mi viene che dovremmo usare la Sponge Palla per farci tutto un percorso. Però mi sembra strano messo già qua così. E non ci serve a nulla se non solo per muoverci più velocemente. Sembra strano, no? Qua c'è qualcosa? No, peccato. Io intanto, come al solito, prima di avanzare, faccio la cosa che ogni bravo giocatore dovrebbe fare, ovvero mettersi a girare. Aia, porca puttana. Mi sento una spugna nuova. Una idea mi viene che dovrei... Dicevo che dovrei lanciarglielo indietro. Non sembrava... Sembrava una buona idea. La cosa più logica è che io debba far scoppiare questi. Ok, non era esattamente quello che dovevamo fare, però ha funzionato. Ecco qua, il primo bottone è andato. Perché molto probabilmente io devo... Esatto. Adoro scartare i regali. Ok, qua mi sono fatto colpire, però dovevo farlo colpire dalla giusta distanza. Preso, perfetto. Ne manca uno. Ma ha sbattuto contro il palo e mi ha ammazzato, dai. Ma porca miseria. No, devo rifarlo, mannaggia. Vabbè, però perlomeno adesso sappiamo cosa dobbiamo fare. 4 andati, perfetto. Ed ecco fatto.
La madonna. Come ci arrivo là sopra? Ah, ok. Per un attimo ho pensato che non ci fosse abbastanza spazio per saltare. Non male, no? Allora. Ma dai, si è seduto sul cappello. E intanto qui si prosegue di lato. E c'è di nuovo il tizio che spara mostarda. Che sparava i vecchi video di Yotobi. Ecco fatto, grazie. Un altro tesoro per Patrick. Qua c'è qualcosa? No, perfetto. E allora, grazie. Mi sento una spugna nuova. Lo so, lo so. D'accordo, tutta questa prima parte l'abbiamo completata. E onestamente, volendo fare i pignoli del culo, potremmo già andarcene così nella zona, quella lì di Sandy e del, come si chiama, dell'olandese volante. Però prima ci finiamo tutte le zone nuove. Chi vuole giocare con SpongeBob? Oh, ma dai! Vabbè. Guarda, lo sapevo che serviva solo per una cavolata del genere, però... Cos'è? Cos'è stufo? Ma Dio mio. Oh no! Sono venuti a prendermi. Ma dai! Ma poverino! Vabbè. Ti salverò io. Prendi. Guarda questo. Allora, non ho avuto l'idea da Gary, onestamente. È stata la prima cosa che ci ho pensato. Ho detto, scusami, per uccidere questo tizio che gira velocemente, l'unico modo è arrivargli dall'alto. Anche se, facendo uno più uno, guardando Gary che lo schiaccia, pensi, effettivamente può essere un'idea. C'è della salsa piccante qui. Ok, che poi, come per la mappa scorsa, tutto questo ci porta solo ad avere una moneta, eh. Non è che abbiamo ottenuto chissà quale grande premio, però schifo non ci fa, giusto? Allora, la palla sicuramente... Dai? No, non ci arriva? Peccato. Dicevo, la palla sicuramente ci serve per arrivare da quella parte e dobbiamo evitare la salsa piccante. Dio mio, sto battuta del culo, SpongeBob. Ci sono un sacco di cose di dinamite oltre le recinzioni, però oltre le recinzioni non ci possiamo arrivare noi. O meglio, non ci calcolano. Ok, proviamo a fare una cosa. Ah, ma funziona così. Ah, e io pensavo che... Allora, vi spiego la mia idea. Io pensavo che dovessi far esplodere la cosa qua di dinamite e dalla dinamite noi facevamo scoppiare tutte le cariche collegate. Invece, far scoppiarne una rompe la recinzione. Là sopra, tra l'altro, c'è un calzino di Patrick, che ci arriviamo da lì. Però il problema è che c'è una cosa di dinamite. D'accordo, SpongeBob. Vai, 6 secondi. Ecco fatto. Fai scoppiare anche questo. Kaboom. E ora non mi ferma nessuno. Di qua. No, quello è fermo. Più che altro non capisco sto cannone. Non capisco a cosa serva. Ok, io intanto divento di nuovo palla, che dobbiamo arrivare da quella parte. 3, 2, 1. Ah! Io pensavo, boh, una rampa sarebbe apparsa per farci passare. Non pensavo tutto questo. Vabbè. Allora, io intanto kaboom. Ecco fatto. Il problema... Ah no, aspetta, è ancora intero, perfetto. Allora, dobbiamo fare in fretta. No, ok, sì, perfetto. Per un attimo ho pensato che non si sarebbe aggrappato. Ecco fatto, calzino ottenuto. Volendo potremmo quel pesce lì intanto. Potremmo tagliare da questa parte, ma non ci serve a nulla. Scherzavo, dobbiamo farlo ora. Ok, visto che siamo arrivati dall'altra parte. Due con un colpo. O meglio, in realtà erano due con due colpi. Però facciamo finta di averli uccisi tutti con un colpo. Vieni qua tu.
Ti ho salvato e ora ringraziami. Grazie, ecco qua. Tra l'altro non pensavo che avremmo fatto così tanti punti così in fretta. Però cavolo, siamo già a 3000 e passa. E ne abbiamo spesi 6500 poco fa, eh. Ah, ok, dicevo, dov'è il cannone? Ah, vabbè, guarda. Ciao, amico Bolla. Questa porta è chiusa dall'interno. Chi può averlo fatto? Il proprietario della casa? Allora, andiamo a indagare sulla casa chiusa. Prendiamo il calzino intanto. Patrick deve fare il bucato. Come facciamo ad arrivare dentro la casa? Allora, ci servono 2100 per aprire questa porta. Qui ci abbiamo il crea robot. La sponginetta comunque. Come facciamo a prendere questo? Preso. Non pensavo sarebbe stato così facile. Qui tra l'altro c'è un altro robottone. Allora, facciamo la cosa più ovvia ora. Trasformiamoci in palla. Palla. E andiamo dall'altra parte. Ecco fatto. Distrutto il robottone. Lì che cosa abbiamo? Ciao, Gary. Mau. Sì, grazie per averlo notato. Ho fatto esercizio. Non ancora. Vuoi dire che... Mau. Lì c'è l'uscita. Oh, da lì posso salire sui tetti e arrivare fino al faro. C'è un'altra spatola d'oro. Mi tornerebbe utile. Esatto, mi stavo chiedendo come ci saremmo saliti. Perché chiedere a Sandy di aiutarmi? Posso cavarmela da solo. Beh, io, là ci sono delle bandiere che credo siano del Texas. Credo serva a lei. No, quel salto è bello grosso. Sì. Ok, io non posso saltare fin là. Come si fa ad attraversare? Serve Sandy, immagino. Altri robot. Per il fantasma dell'olandese, quel salto è impossibile. Anzi, impassabile. Ma dai. Ok, ok. Chiederò a Sandy di aiutarmi. E per chiedere a Sandy di aiutarci, dove dobbiamo andare? Da lei, immagino? Allora, aspetta, ci provo, ma... Ecco fatto. Adoro scartare i regali. Tutto questo per prendere una moneta più costosa. Allora, iniziamo ad aprire la scatola. Prima di andare in un'altra zona per fare backtracking più avanti, direi prima finiamoci questa. Vediamo fino a dove possiamo arrivare solo con SpongeBob, massimo con Patrick. Poi decidiamo il da farsi. Kaboom! Ecco qua. Avanziamo anche da questa parte. Pum 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 pum. Ecco fatto. Qui che cosa abbiamo? Un'altra moneta. Vorrei giusto giusto arrivare a quei 4000 che ci ha chiesto Mr. Crab. Però qua ce ne servono 2100 per passare. Vabbè, iniziamo a vedere dove possiamo arrivare, come dicevo, solo con SpongeBob. Ah no, aspetta. Ah, perfetto. Meno male, posso cambiarlo allora. Allora, karate chop. Niente in alto. Niente in basso. Ah, ecco come fa a muoversi su distanze più lunghe, Sandy. Abbiamo capito. Perché lei c'ha il doppio salto e il salto allungato. Perfetto. E allora... però non posso combattere questo robot. Allora, fermi un attimo. Ecco qua. Almeno abbiamo aperto lo shortcut. Però... ah, possiamo combatterli dalla distanza. E allora... scusami, fa vedere... ok. Lei rompe sia gli oggetti che i nemici con il lazzo. Perfetto. E allora Sandy è molto utile. Vediamo cosa dice lei sull'amico Bolla. Ehi là, Sandy! Ciao, amico Bolla! Che tra l'altro ho visto l'episodio dell'amico Bolla. E inizialmente nessuno credeva a SpongeBob sul fatto che fosse, diciamo, un essere vivente l'amico Bolla. Poi si ricredono più avanti. Io intanto continuo la mia traversata per queste zone per vedere... che tra l'altro ci hanno detto che questa casa è chiusa dall'interno. E ok. Però che cosa mi comporta il saperlo? Beh, qualcosa di unico. Cioè, nel senso, posso entrare in quella casa? Se sì, come? Io intanto proseguo per tutto il percorso che abbiamo visto tramite il video
che SpongeBob ci ha fatto vedere dicendoci: io non potrei mai fare quel salto. Checkpoint, perfetto. E allora, che cosa abbiamo qui? Sandy può grazie. Sferrare un colpo mentre sei in aria esegue un calcio karate. Premio sempre garantito. Vabbè. Questo invece? Ah, è solo una parabola. Con l'azzo il cerchio. Ma va, davvero? Non l'avevo scoperto già da solo ormai. Però ti ringrazio di avermelo detto. Fammi indovinare. Se schiaccio cerchio con quello posso dondolare. Ah, devo tenerlo premuto. Ok, questa è stata superbia da parte mia. Però perlomeno abbiamo il trampolino che ci ha fatto saltare già questo pezzo. Ecco fatto. Aspetta un attimo. Ah, oddio. Dove cavolo è uscito sto trampolino? Ecco fatto. Però scusami, esatto. Lui lo posso prendere solo con il lazzo, immagino. Esatto. Prendilo. Perfetto, andata. Ma Sandy è molto Aia. È molto rotto come personaggio. Vabbè, alla fine ci saremmo arrivati lo stesso qua. Però volevo arrivarci prima del tempo. Rigenerante. E io intanto... Ecco fatto, altri soldi per Mua. Dobbiamo andare da quella parte. Su sti tetti c'è per caso qualcos'altro che a noi serve? Non sembra plausibile. Io intanto proseguo. Ecco fatto. E abbiamo sbloccato lo shortcut finale. Non vorrei che in realtà... No, ci serve per forza Sandy. Dicevo, non vorrei che in realtà di qua ci serva SpongeBob. Ma non possiamo arrivarci, non con lui. Eccoci qua. Come se la ride lei. Però abbiamo già finito sto livello. Ah no, raggiungi i tetti, ok. Forse la casa che era chiusa dall'interno possiamo arrivarci da qua. Ciao Larry, che si dice? Ehi Sandy, stavo facendo un po' di parkour. Sandy, capiti giusto a proposito. Vediamo. Devi aiutarmi. Ultimamente la mia TV prende malissimo. Mi devo serve aggiustare... qualcuno che sostituisca la mia vecchia antenna con questa nuova fiammante. Wow, quell'antenna è così fiammante che scotta solo a guardarla. Non sono molto bravo a saltare. Tu sei bravo coi muscoli. E cosa c'entrano i salti? C'entrano e come? Perché la vecchia antenna è lassù. Ottimo. È più alto di un bicchierone di tè ghiacciato texano. I robot hanno isolato quell'edificio e io non so fare acrobazie in aria come te e SpongeBob. È vero. Però non mi batte nessuno con le flessioni. Vuoi vedere? Sì, wow. Allora cosa intendi fare con la vecchia antenna? Quella? Puoi tenerla se vai a sostituirla con quella nuova. Può servirci a qualcosa? Potrei installarla nella mia cupola per vedere qualche canale in più. Ok Larry, affare fatto. D'accordo, ma... Ok, no. Grazie. Allora, cadere è morte certa, immagino. Sandy può attraversare i varchi? Grazie. Davvero posso fare il doppio salto dopo che l'ho fatto fino ad ora? Qua torniamo indietro, sì. Questo che cosa ci serve? Ah, certo, lei non può. Dovremmo usare SpongeBob, allora. Proviamo a fare campo. A parte l'autobus messo qua. Però vabbè. Che tra l'altro si è clippato su sta cacchio di ringhiera per passare. A volte non c'è soddisfazione più grande di premere un pulsante. Premi, premi, premi. Ok, intanto. Esatto. Ah, oh, ok. Possiamo farlo solo con SpongeBob. D'accordo. È una zona dedicata solo a lui, immagino. Porca miseria. Che testata. Allora, c'è qualcosa per caso? Sì, c'è il calzino di Patrizio. Patrick sarà felice di riaverlo. Andiamo da Larry, giusto un attimo con SpongeBob. Ciao Larry. Come va SpongeBob? Tutto a posto. Larry. Ah, i personaggi che non servono in questi livelli hanno proprio dialoghi al minimo sindacale proprio. Ah, ho preso la cesta senza neanche farlo apposta. Ah, ho capito adesso perché ti tolgono il trampolino. Perché essendo in quella zona mega in alto, con Sandy facendo l'elicottero puoi sostanzialmente sorvolare quasi tutto il livello. Scoiattolo volante in arrivo! Scoiattolo volante.
Signora, faccia attenzione. Ma Dio mio! Ma gli ha lanciato una... una mini nuke di Fallout! Ma povera signora! È pazzo sto robot! Porca puttana, non mi aspettavo sto raggio d'azione. Facciamo attenzione allora. Maledetto. Mamma mia, è un pazzo. Ok, così va meglio. No, comunque a parte gli scherzi, alla texana. Sandy è veramente rotto come personaggio, è straforte. Ecco qua. Spero che qualcuno sappia cosa farsene. Penso di sì, Sandy, non ti preoccupare. Kaboom! Ecco fatto, grazie. Torna qui tu. Grande. Vediamo, tu che robot crei? Ah, quelli piccoli normali. Non c'è da preoccuparsi allora. Oh, fermo un attimo. Mi sembra di aver visto qualcosa nelle zone laterali, però a quanto pare mi sbagliavo. E allora andiamo da questa parte. Mamma mia, per un attimo ho avuto il brutto presentimento che saremmo morti. Allora, però lì c'è un altro passaggio da 2100. Ci sono già praticamente 4000 monete che devi usare solo per questa parte di livello. Dove mi riporta tu? Ok, mi riporta qua sopra. Usiamole. È a tempo? No! Non ha fatto neanche in tempo la mano a salvarci. Bella idea quella di fare i pulsanti tutti grandi e rossi. Duh. Ok, scusate il silenzio, ero concentrato a vedere dove erano. Ecco qua, perfetto. Dove erano tutti quanti gli appigli, scusatemi. Ok, fatto. 2100 monete per una spatola d'oro, è un po' meno di Mr. Crab, però comunque sono soldi. Sono soldi che vanno e non tornano. E ora possiamo proseguire, che poi alla fine... non ho fatto in tempo a fare il doppio salto. Dicevo, che poi alla fine pagare le monete per farti il percorsino extra, l'ho letto, non ho letto in tempo, ti servono sì per avere più spatole d'oro, però comunque giocando nel modo giusto, secondo me, tu arriverai comunque ad avere abbastanza spatole d'oro per avanzare sempre in una prossima area. Poi dipende un po' anche come giochi, eh. Ah, fatto, volevo... Eh no, ci arriviamo dall'altra parte senza preoccupazioni. Ma questo che ci dovrebbe rimandare indietro, che è... Puoi oltrepassare i varchi più ampi, plana e tondola usando il lazzo. Ah, qui, scusami, non l'avevo visto. Ok, saltiamo. Ecco, fatto, brava Sandy. Allora, dove dobbiamo andare? Credo, esatto, sempre dritto dove il gioco vuole che noi proseguiamo. Aspetta, ti salvo io. Ecco qua. Fantastico. Ah, è automatico questo salto, ok. Perché sto indossando la biancheria di SpongeBob? Beh, non ha tutti i torti, eh. Oh, porca miseria, di nuovo lui. Allora, lancialo, bravo. Ecco, fatto, e ora muori. Un furfante in meno. La Coral Cola. Beh, è un nome fantasioso. Dunque. A parte che credo, ripeto, che una volta messa l'antenna
sopra il tetto. Immagino avremo finito. Immagino, perché ci mancano ancora altri 6 timoni. E uno è qua, uno è là sotto, altri non lo so. Ecco qua. Potrei già arrivarci volendo, senza stare qui a farci il percorso. Porca miseria. Dicevo, senza farci il percorso dopo. Ok, ce ne mancano solo 4 ora. Spero di non averne mancati qualcuno nelle zone più in basso. O forse ce n'è ancora qualcuno nella zona precedente, eh? Nelle zone in basso non penso di averne mancati. Calmo. Però nella zona precedente potrebbe essere. Nella zona di prima potrebbe essere che ne abbiamo mancato ancora qualcuno. Tra l'altro sti qua danno un sacco di soldi. Quindi ucciderli, comunque farli spawnare tanti, ci guadagni un bel po' di soldini. Ecco qui, e siamo arrivati qua sopra. Tra l'altro, quanto cavolo ci manca? Sandy può scivolare e discese? Non ho visto, scusami. Non ho fatto in tempo a leggere tutto. Questo ci rimanda indietro. Le discese esattamente come SpongeBob. Ah, e ok, questa discesa ci serviva per arrivare da questa parte. Perfetto. Prosegui e arriviamo finalmente alla tanto acclamata spatola d'oro. Non prima di aver ucciso il robottone. Ecco qua, meno male che non siamo caduti. E tra l'altro, esatto, esatto, mi sa che la porta che di sotto era chiusa era uno shortcut per arrivare qui alla fine. Ecco qua. A volte non c'è soddisfazione più grande di premere un pulsante. Premi, premi, premi. Allora, intanto abbiamo aperto la scatola e abbiamo trovato un calzino di Patrizio. Ricerca a inizio. Credo che avremo trovato un bel po' di calzini. Visto che prima erano 10 e ora ne abbiamo 5, saranno 15. Il trofeo. Siete pronti, ragazzi? Per cosa? Ah, è un livello... è la pagoda. È il livello della pagoda, però scusami, se mi metti i nemici quelli facili da uccidere, che senso ha? Ah, ok, ora ha senso. Mi sento una spugna nuova. È troppo bello. Ora ha senso perché... ci servono sempre più sassi per arrivare nelle zone più in alto. Ecco qua. Kaboom. Che poi in realtà basta fare molta attenzione. Ehi. Dicevo, basta fare molta attenzione e uccidere subito lo spawner. Demolizione spugnosa. Quella, calmo, calmo. Allora, lì abbiamo una spatola. Ecco qua, via, 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 via. Muoviti. Ho l'impressione che ecco non fatto. Una mano. Fresco come una brezza primaverile. E tutti e due gli spawner sono andati. Ecco fatto. Addio al tizio esplosivo e... aiuto! Addio al disco volante. Andata? Adoro scartare i regali. Andata. Ehi, aia cosa? Che è successo? Oh, ah, due... ah no! Ok, dicevo, due spatole d'oro addirittura. Ah, mi ris... scusami. Cosa mi serve tornare su? Ah, forse è lo shortcut. Fresco come una brezza primaverile. Per tornare sui tetti, questo. Ah, c'è anche un... è apparso anche un calzino. Bucato.
Mi sento una spugna nuova, fresca. Perfetto. Come una brezza primaverile. Abbiamo fatto la cosa giusta a risalire. Calzino e spatola d'oro. E anche il pezzo di timone. Il che vuol dire che era obbligatoria questa zona. Non male, non male. Amico Bolla, ciao. Ci mancano 3 timoni. Abbiamo abbastanza cosi dorati, direi di dover andare da questa parte. Raggiunge il Sea Needle. Ma è una zona in più? O è sempre parte di questa zona? Credo sia parte di questa zona, visto che sulla mappa non appare una zona con quel nome. Il Sea Needle. Sì, 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 è sempre parte di questa zona. Ci sarà un timone almeno. SpongeBob seduto. Allora, Mr. Krabs, salve. Eccoti qui, ragazzo. Qualcuno ha danneggiato il Sea Needle. Chissà chi è stato. Ma è terribile. Il Sea Needle è importantissimo per la nostra città. Già. Sì, sì, infatti. Ma la cosa più importante è che ci sono tiki e oggetti scintillanti appena fuori dalle finestre. Ma porca miseria. Mr. Krabs, come può pensare ai soldi in una situazione simile? C'hai ragione. Facile. Basta sgombrare la mente. Saldi, saldi, soldi, soldi, soldi. Ascoltami, ragazzo. Sai già che ti darò delle spatole d'oro in cambio di oggetti scintillanti, ma oggi mi sento generoso. Distruggi tutte le tiki qui al Sea Needle e ti darò una spatola d'oro extra. D'accordo. Perché dovrei distruggere tutte le tiki, Mr. Krabs? Per i soldi. Perché ho sentito che ti prendevano in giro storpiando il tuo nome. Ma no! Può farmi qualche esempio? Tipo SpongeBob Shemopens. Ma dai! Non è affatto divertente. No, e dicevano anche che tua mamma è brutta. Ma dai! Brutta? Molto bene, Mr. Krabs, le distruggerò tutte. Affare fatto. Che stronzo. Vabbè, dai, allora. Scusami, non volevo menarti. Allora, N-E-S-W. Ah, North-Sud-Ovest-Est, ok, scusami. Ed ecco Sandy, che credo che ci sarà più utile. Voilà, Sandy. Buongiorno a te, Mr. Krabs. Come sempre, i dialoghi con i personaggi che non servono al gioco. Ha detto appena fuori dalle finestre, però qua non vedo nulla. Vabbè, intanto usiamo Sandy per semplificarci un po' la vita. Orca miseria. Per semplificarci un po' la vita, dicevo. Allora, intanto ecco qua. Con SpongeBob sarebbe stato molto più difficile averci a che fare con questi. Più luccicano e più mi piacciono. Ok, aspetta. Ogni zona c'ha giustamente il pulsante che devi fare con SpongeBob. Però, se usi Sandy, puoi semplificarti la vita. Eccoli là, i tiki. Come farò a prenderli? Dicevo, puoi semplificarti la vita e scendere con SpongeBob. Io intanto Texas non si scherza. Prendo tutti gli oggetti. Poi vediamo cosa dobbiamo fare. Allora, di quel Sea Needle è rotto. Questo vuol dire che non si passa. E anche da questa parte è rotto. Questo vuol dire che dobbiamo usare SpongeBob per aprirci il passaggio. Ok. Ah, ecco come. Dicevo io, come facciamo con SpongeBob ad arrivare da quella parte? Ora lo sappiamo. Andiamo a rompere i tiki. Madonna mia, che salto nel vuoto. Allora, calmi un attimo, perché alcuni sono esplosivi. Ah, basta solo avvicinarsi. Basta solo che mi ci avvicino per alcuni. Tipo questo qua che abbiamo appena fatto, in teoria, esatto, è esploso. Dobbiamo fare attenzione più che altro. Lì c'è... Ok, in teoria è andato distrutto. In teoria non lo so perché... Non so se me lo conta perché quello è caduto di sotto. Ok, in teoria... Li ho rotti tutti, in teoria, perché c'è quello lì di roccia che... Mi sa che è intero, ma è caduto di sotto. Ottimo lavoro, ragazzo. Oh, finalmente! Ecco la spatola d'oro che ti avevo promesso. Oh, mamma mia. Non so. Perché io continuavo a uscire e rientrare. Questo
Non so se me l'ha contato come fatto del tutto, però missione completata, finalmente. Ok, ci manca però un ultimo timone. Eccolo là sopra, eccolo lì. La domanda esatta è: come ci arriviamo lì? La cosa più logica è fare questo. Oh, finalmente. Missione completata. Più luccicano e più mi piacciono. Raccolto tutti i timoni e c'è un calzino. Aspetta, aspetta. Come ci arriviamo? Ah, posso rompere anche i cannoni, non lo sapevo. Proviamo così. Ok, non sono sicuro che fosse la soluzione giusta. Sarà contento. Però abbiamo vinto. Eccomi qua, signora Fuffo. SpongeBob, sono davvero stupita. Come hai fatto a trovarli? Ho avuto bisogno di una mano. Il robot. Poi ho incontrato Sandy e il faro era... Ok, ok. Non avrei dovuto chiederlo. Ecco a te la spatola d'oro che avevo promesso. Grazie. Grazie, signora Puff. Adesso darò una mano con l'evacuazione. No, no, ci pensiamo noi. SpongeBob, ma tu non hai ancora la patente? No. No, non ce l'hai. Poverino. Allora... questa cos'è? Ma dove l'ha tirata fuori? La tessera della biblioteca. Ah, ecco. Ma dai. Centro perfetto. Possiamo tornare indietro ora.